Maria Teresa Pomponio della pasticceria Lino, com'è cambiato il vostro lavoro con il Covid e a maggior ragione adesso che siete chiusi ma aperti per l'asporto? Allora, noi abbiamo scelto comunque di rimanere aperti per dare sia un servizio, sia perché siamo anche una libreria e le librerie sono comunque aperte. E tutto da asporto, a cominciare dalla colazione, che potrebbe essere cornetto, bomba, cappuccino, caffè. Poi ci sono i vari rustici, i mignon, le paste, le torte, tutto quello che è pasticceria. Ma l'asporto quindi sta funzionando? Cioè... Sì, diciamo che una parte dei nostri clienti sono comunque rimasti contenti di questa iniziativa. E sì, stiamo non lavorando, però stiamo lavoricchiando per dare un servizio, perché da un punto di vista economico penso che non sia positivo, però è giusto continuare forse per dare un segno di dolcezza a questa situazione così difficile di emergenza. Sì, se no sarebbe molto triste, oltre che preoccupante, sarebbe anche molto triste. Cerchiamo di resistere almeno ancora qualche mese e speriamo che a primavera non avremo tutti questi problemi. Tra l'altro si avvicina una delle feste più importanti, che è il Natale, e quindi comunque le persone, i vostri clienti vi hanno chiesto: ma il panettone, i vostri prodotti saranno comunque sempre disponibili? Cioè, ci tengono le persone a rimanere in contatto con questa realtà? Sì, e se ho capito bene, perché poi ogni tanto ci cambiano questi decreti, anche se dovessimo diventare zona rossa, il trasporto è consentito. Quindi, nella speranza che non sarà come Pasqua senza colomba, anche nella peggiore delle ipotesi, panettone lo mangeremo a Natale.